Allora, noi entriamo subito in argomento, anche perché il tempo stringe. Vi dico subito che ci hanno provato in tantissimi. Il primo che io mi ricordo è stato Cecchi Paune e non ci è riuscito. Poi ci ha provato Mario Tozzi e anche lui ci è riuscito. Poi ci ha provato sia Alberto sia Piero Angela. Niente. Sono dovuti ricorrere loro agli effetti speciali. Noi invece ci abbiamo l'originale. L'ho strappato da un campo qua vicino, l'ho fatto venire qui e quindi con molto orgoglio e con l'impeto che caratterizzò le presentazioni di Pippo Baudo, io ho l'onore di introdurvi con molto orgoglio Sua Maestà il Grano. Ma ondeggia? Ma cos'è, l'ambrindite? Giramenti di testa? No, ondeggio io. Già, ondeggia perché lei il grano nei campi ondeggia. Accarezzato dal vento, sai, questa è una cosa che tu non potrai mai capire. Va bene, va bene. Quindi lei il grano originale, questo non c'è. Certo, ondeggio. Ondeggia. Senta, vogliamo cominciare? Eh sì, facciamo presto perché siamo a maggio, avrei anche da fare. Che avrebbe da fare? Siamo a maggio. Fra poco mi tagliano, già, e mi portano via, no? Questo è vero, no, ma io adesso non volevo ricordarle cose spiacevoli. Facciamo una cosa, dunque, butto anche per rompere un po' il ghiaccio, ci possiamo dare del tu? No. No? Ok, va bene. Allora, lei è l'originale e cominciamo con le origini. Ce l'ha battuta un po' per... Allora, le origini le so però, perché lei viene dalla mezzaluna fertile, circa 10.000, 8.000 anni fa, è nato nelle colline dell'Anatolia, sulla Turchia. Allora... Allora. Come ti chiami? Io mi chiamo Antonio Pascale. E che fai? Guarda, io faccio lo scrittore e l'ispettore al MIPAF, al Ministero di Cultura Politica e Forestali, adesso anche del turismo hanno fatto questa definizione. Non capirai, andiamo bene. Comunque qua, Sua Maestà, sono io. Sì. Quindi, lasciamo perdere le cose scolastiche, elementari. Partiamo da una domanda importantissima. Ok. Essenziale. Va bene. Ma perché l'avete fatto? Eh? Perché l'abbiamo fatto? Che cosa? Perché siete diventati agricoltori? Non so. E rispondi, dai. Non so, lo dica lei. Cioè, stavate all'aria aperta. Vita all'aria aperta, ma stavate così bene all'aria aperta. Se prendete un fossile del vostro antenato cacciatore-raccoglitore... Sì. Studiate l'età dentaria. I denti. E quella dello scheletro. Ok. O no? Che succede, scusi? Che tu fai lo scrittore, non sei pratico. No. Allora, sai come si fa a capire le condizioni di salute dei vostri antenati? E come si fa? Sono morti. Vedi che non sei pratico? Allora. Faccio lo scrittore rispetto di ministeri. Allora, si studia l'età dentaria, cioè... quella suggerita dai denti e la si paragona a quella dello scheletro. Bene. Suggerita dalla lunghezza delle ossa. Ok. Ti è chiaro fin qua? Sì. Ok? Sì. Beh, allora. Di recente si è visto che gli uomini, studiando i resti fossili dei vostri antenati cacciatori e raccoglitori, arrivavano fino a 1,75 di altezza. Le donne 1,65. Te quanto sei alto? Io alla visita militare mi ricordo 1,78, poi 1,75, mostro 1,70. Beh, quella è la vecchiaia. La vecchiaia. Cioè. Se invece vai a vedere gli scheletri rinvenuti in Grecia e in Turchia, dopo l'adozione dell'agricoltura, diciamo, 3.000 anni fa, puoi vedere un tracollo nell'altezza. Gli uomini 1,60, le donne 1,50.
all'incirca, capito? Sì, sì. Eppure i profeti di quelle terre erano bassi, eh? Certo, eppure, certo. Comunque gli agricoltori avevano un sacco di malattie, okay, quasi assenti nei cacciatori raccoglitori, sai. Rachitismo, poca vitamina A. Scorbuto, vitamina C. Sì, niente. Anemia, niente ferro. Proprio niente ferro. Poi questa vostra abitudine, un vizio che non vi siete mai levato, di stare sempre assieme, tutti vicini, uomini, sì, animali. Brutto, sì. Poi avevate la lebbra, la tubercolosi, la malaria, tutte malattie infettive. L'amido. L'amido. L'amido si trasforma in zucchero e poi arriva la carie, le donne non ne parliamo, artrite. E infiammazione alle giunture. Sì. Deformità alle dita dei piedi. Alla zona lombare. Sì. Quindi perché l'avete fatto? Perché ci avete domesticato? Non lo so, ci illumini. Non lo sai? No, ci illumini. Guarda, questa è una domanda importante. Allora, perché ti do degli indizi. Ok. Con noi che avete fatto? Annacciami, senti, non lo so, che abbiamo fatto? Prendi sta palla. Perché... Questo avete fatto, questo avete fatto. Da qui è nato tutto. Allora. Traduco, che tu... Sì, faccio lo scrittore. Sì, sei bravo, ma certo. Solo questo sei bravo. Allora, i miei nonni perdevano la cariosside. La spiga aveva il rachide fragile, ovvio, no? Certo. Naturale, no? A maturità il seme cadeva e da qui nasceva la nuova pianta, ovvio, no? Però a voi cercare il seme per terra scocciava. E vi posso pure capire, guarda come sei. E poi sai l'età, l'età. L'altezza si sta abbassando, certo. Schiena. Allora che avete fatto? Avete cercato una pianta che non perdeva il seme, che poi questa pianta era pure mutata, ora. Per noi era sconveniente questa mutazione, perché se non perdiamo il seme, come ci riproduciamo? Però per voi era conveniente, e allora che avete fatto? Vi siete fatti i vostri conti in tasca e avete stipulato un contratto con il sottoscritto. Avete detto, tu, cioè io, non perdo il seme, così noi non ci chiniamo, cioè voi. E voi, cioè tu, capito, tu sì. mi segui, no? Ti seguo. Ti voglio sveglio. Così voi potete seminarmi ogni volta. Un'alleanza ed è nato tutto. La rivoluzione agricola che abbiamo fatto io e voi... Non ha uguali nella vostra storia, altro che rivoluzione industriale, tecnologica. Se oggi un cacciatore raccoglitore si risvegliasse e vedesse campi coltivati a grano, penserebbe, ma dove sono capitato? Dove sono capitato? Quindi perché l'avete fatto? Guarda, non lo so, visto che, che lei è qui. Guarda, uso una metafora, tanto fai lo scrittore, no? Faccio lo scrittore, sì. Eppure l'ispettore al MIPAF, sì. No? Ecco. Politica che turismo, allora. E turismo, perché hanno aggiunto questa visione. Allora, perché quando l'uomo ha smesso di cercare per terra il seme, ha cominciato a guardare verso il cielo. E non è un caso che le prime comunità ad aver sviluppato l'astronomia sono... quelle in Cina con il riso, quelle col mais, Maya, Inca in Centro America, gli Assiri, i Babilonesi, i Sumeri in Mesopotamia. Con la pancia piena, l'uomo ha guardato verso le stelle. E quindi io non sono una pianta. Che vedi? E che vedo? Vedo il grano con una codona in testa. Guarda, no, no, andavi così bene, no? No. Se guardi me, vedi un telescopio, guardi me e guardi l'infinito. Abbiamo fatto un patto, abbiamo fatto un patto. Io vi do il cibo e voi cercate di riunire tutti gli uomini di buona volontà sotto lo stesso cielo. E dovete essere orgogliosi di questo contratto di governo. No, aspetta, stanno sotto elezioni, per carità, contratto... No, cambiamo definizione. Va bene. Patto, posso dire patto? Ti piace patto? Patto va bene. Patto. Allora, questo patto non dovete tradirlo. È chiaro? Beh. Ok, senti, stai svisto, mi sta facendo un sacco d'ansia. Comunque, io pensavo di fare cosa molto semplice, cioè chi sei, da dove vieni, dove abbi. Sai le generalità che fornisci no, quando vai in albergo? No, questa cosa semplice, no? Prima le cose importanti. Ok. Dopo le generalità.
Ok. Vai, vai. Allora, senti, con calma. Questa generalità, va. Con calma. Le sue umili origini, quali sono? Allora, intanto prenditi sta palla, che non sì, ne posso più. Allora. Infatti. Tu hai nominato prima Pippo Baudo, Pippo no? Pippo Baudo, certo. Io a Pippo me lo ricordo. Me lo ricordo ancora i sabati, le domeniche. Ah, guardare fantastico, domenica in, oddeggiando nei campi, accarezzato dal vento. Come il lirico, veramente, sì. Edgar Parisi, le Cuccarini, che ricordi. Pippo, il mio amico Pippo, dice sempre che quando si fa un'intervista bisogna avere delle immagini. Ce l'abbiamo le immagini? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Posso mettere le immagini? Oh, ecco. Ok. Eccomi qua. Io sono frumento tenero. Ok. Sono frumento tenero. Vedi? Serve a fare il pane. Pane, ok. E tu mi hai preso qua, a Mantova, e in Lombardia col frumento tenero ce la caviamo. Sì, sì, no, ce la caviamo. Comunque, va, ti faccio vedere i miei bisnonni. Ok. E comunque, io ho usato la metafora, dello tu capisci, conosci, certo. Della palla e del seme, però tu che sei scrittore, o te la vendi subito, no? Certo, sì, ma la vendo perché io questo faccio. Vendo certo. Le metafore altrui e me le vendo, tanto in Italia nessuno controlla le fonti. Allora, visto che te la vendi, dilla tua. Ti ho scritto le risposte, vai, leggi, fai qualcosa. Vai. Io mi siedo un attimo che... Ondeggio un po', va, perdo un po' di umidità. Ok, no, la metafora è che la rivoluzione agricola non è stata la conquista del palazzo d'inverno. Sì, cioè, sì, non è bravo, che è avvenuto bravo, poi bravo. In un giorno solo, no? Sono certo, durate certo, secoli. No. Diciamo che si identificano almeno quattro periodi no, di cambiamento. No, certo. Per esempio, a partire da 11.000 fino a 8.000 anni prima di Cristo, i nostri bisavoli hanno cominciato in effetti ad accogliere il farro piccolo e medio, però all'epoca era di quello selvatico. Poi tra gli 8.000 e i 7.500 anni avanti Cristo c'è stato il farro piccolo e medio, ma domesticato, e poi abbiamo cominciato sviluppare anche le tecniche agricole, no? Certo, all'epoca certo. Non si perdeva il seme. 7.300, 5.000 anni fa è nato il farro piccolo e medio, quello con rachide fragile appunto. Bravo, appunto, bravo. Sì, perdeva. Hai studiato, bravo. Sì, appunto, con le seme, quindi là abbiamo fatto il patto e siamo andati avanti. E poi a partire dal 5.000 avanti Cristo siamo pian piano cominciati a spostare, usciti dall'Asia, siamo spostati in Europa meridionale. Ok, e questo diciamo il quadro che tu mi hai scritto gentilmente. Esatto. Benissimo, ma non capisco tu dove sei, quando arrivi. Aspetta, e allora io sono complicato. Sei complicato. Sono complicato. Recentemente sono stato studiato a fondo. Pensa, hanno ricostruito tutta la mia genealogia. Ok. Pensa, 29 autori di 8 paesi diversi, tra cui due italiani del CREA. Ok. Bello. Luigi Cattivelli e Alessandro Tondelli, tutti concentrati su di me. Allora, prima abbiamo parlato del farro, no? Sì. Mio nonno. Tuo nonno, sì. Ma prima di lui chi c'era? E chi c'era? Chi c'era? Non lo so, dimmi. Dai, sei pure ispettore, ispezione, no? Ispettore, non lo so, cos'è? C'era il Triticum Urartu. Ok. Chiaro? Ok. Prendiamo due lettere che rappresentano il corredo genetico AA. Tu, io, ok. Tu. A. Faccio come le veline. Sì, bravo, fai la velina. Poi prendiamo l'Egilops peltoides, sì. Che è una... Graminacea. Una graminacea, okay. bravo. Lettere BB. Ci sono BB? Lettere BB, ecco qua. BB, bravo. BB, ce l'ho. BB. Ce l'ho, bello, BB. Ecco, okay. Bravo. Ora. BB. Tu che hai studiato, no? Sì. Che succede quando si incrociano due specie? Come che succede? Che succede? Ma non è che me lo puoi dire tu. Dai, tu. Allora, tu fai l'ispettore. Sì. E ispeziona, no? Ispeziono. Dai, okay. Io perdo un altro po' di umidità, va. Ti suggerisco io. Vai. Qua stanno tutti i miei ex professori di genetica. Ma mi faccio una figura che non mi ricordo niente. Allora, con un genoma diploide AA si unisce con BB, naturalmente prendiamo soltanto un A e una B. Bravo. E abbiamo AB. Bravo. E fin qua... Siamo a posto, no? Quindi abbiamo AB. AB. Bene. Ora, in rari casi, che succede? Ah, vai che ce la fai, sei bravo. In rari casi succede, ma in rari casi che AA
sì. Si unisce con BB, sì. E si ottiene un genoma tetraploide, cioè AABB, che qua è un po' un problema, ferma, ma insomma... Ferma, ok. Questo. Ok. È il triticum turgidum, il farro, BB. I okay. miei progenitori, va bene. Ne abbiamo già parlato, abbiamo okay. fatto il patto ed è nato il grano duro. Perfetto. Cioè, che è? Il grano duro, che è? La pasta. Ok. Allora, prendiamo di nuovo AABB. E che succede se le uniamo con l'Egilops Tauschi, cioè DD? Che succede? Allora, DD succede che ABD... Che succede? No. Succede di nuovo la poliploidia. Ah, un altro caso di raddoppiamento. Un altro caso. Andate. Quindi tu sei AABB. Io sono composto di AABB DD. E DD. Sono composto da tanti geni. Sì, io sono tanti geni. Ciao D. 16 miliardi di coppie base di DNA. 40 in più quelli del riso, 6 volte in più quelli del mais, 5 volte in più degli umani. Ma hai capito che storia che ho? Io bellissimo. Sono plastico, adattabile, flessibile. E come dite voi, sono soffico. È per questo che mi avete scelto per fare il pane. Non è poco, eh? No, ma in effetti tu sei davvero... Lei, scusi, è davvero molto cambiato, no? Fatto un po' i calcoli, sì. Visto un po' come sono cambiati i caratteri. Cambiato. Già, per esempio, dal passaggio dallo stato selvatico a quello domesticato sono cambiate un sacco di cose. Per esempio... Ha avuto maggior numero di spaghetti, le carossidi più grandi. Bravo, no? Bravo. Poi invece nei 10.000 anni di coltivazione, di domesticazione, sì. c'è stato un maggior accestimento. Certo. Un miglioramento delle proprietà della granella. E quindi più carossidi per spiga, sei diventato più competitivo, più adattabile, più resistente al freddo, al caldo arido, e fra effetti sei fico, quasi non ti spaventa niente. Certo. Poi negli ultimi anni invece l'abbiamo abbassato di taglia, sì. meno paglia, sì. più granella, più produzione, sì. e ha avuto un sacco di resistenza alle malattie, agli insetti. Una volta il vento la piegava, adesso no. Bravo. Più. Quindi insomma noi abbiamo cambiato un sacco di geni. Un sacco di cose. Siamo capito? Degli ingegneri siete... genetici a partire da... Da tanto indietro, ma 10.000 che anni fa. Però la sostanza è tutta mia, eh? Tutta natura, tutta la meravigliosa natura che purtroppo accetta e migliora tutto. Adesso anche se ti permetti di cambiare un solo gene succede un gran casino però. Vai gente nervosa nei campi, mette striscioni, e poi ci vado di sotto io. Questo è per un altro argomento scottante, un po' come il contratto di governo. Guarda, facciamo un salto. Facciamo i punti salienti, dico. Secondo me, se tu racconti la tua storia in punti salienti, è meglio. Allora, mi devo alzare. Alzati, vai. Allora, punti salienti. Dunque, 5.000 anni fa me ne sono andato dal Medio Oriente. Ho viaggiato un po' per il mondo, Irlanda, Spagna, Etiopia, India. E poi, 1.000 anni dopo, sono arrivato in Cina. Prima sono arrivato io e poi... il riso greggio. E poi voi siete venuti appresso a me, avete portato i vostri usi e costumi, la vostra cultura, la fermentazione, la battitura, la mia... e poi il bestiame d'allevamento, che vi dava carne, latte, ma come lo nutrivate? Lei? Certo, e chi se no? Sempre io davo da mangiare a uomini, animali, senza di me. La carne e il latte, non l'avevate così facilmente. Certo. Poi anche il letame. Andavo nella terra, lo fertilizzavo. C'è da dire anche che per me vi siete scannati, il possesso, le guerre, l'accaparramento delle terre. Però per questo che io sono la pianta più raccontata, diciamo. Senti, ma tu hai letto la Bibbia? La Bibbia no, perché sono agnostico. Agnostico. Ma che c'entra questo? Non c'entra. Ma che c'entra? Fai lo scrittore, non leggi la Bibbia. Dai. La Bibbia è un trattato di agronomia. Se vuoi sapere la qualità del grano di allora, vuoi sapere come si trebbiava, vuoi sapere come si raccoglieva, devi leggere la Bibbia.
Questi uomini parlavano con Dio e parlavano del grano. Vogliamo parlare di quanto era importante per i greci e per i romani? Parliamone. Noi avevamo tanti dei che ci proteggevano. E se proteggevano noi, proteggevano anche voi, no? Sì, certo. Logica. Sì. Certo. Demetra, per esempio. Demetra. Demetra, per esempio. Ebbe una figlia con Zeus. Zeus stava sempre in mezzo. E la chiamò Persefone. Ares, il fratello di Zeus, re degli inferi, la rapisce. Demetra vaga disperata a ricerca di sua figlia Persefone e dal dolore non riesce più a far germinare nessun grano, non fa nascere più nessun seme. Allora Zeus che fa? Manda il suo messaggero Hermes da Ade per metterci una buona parola. E pattuiscono questo. Persefone può stare con la madre solo in primavera e in estate. E poi d'inverno deve tornare giù negli inferi. Demetra, tutta contenta, allora fa germinare tutto il grano. Ed è per questo che Demetra rappresenta il grano maturo e Persefone quello in erba. Da qui poi il nome di Demetra fu adottata col nome di, appunto, Cerere, e da qui il nome cereale. No? Ma lo sai che anche noi meridionali abbiamo usato a posto con i cereali, con i santi, sì. Io sono agnostico. Vai, racconta. Io sono meridionale, quindi sai, durante i santi. Vai, sfogati, parla. Io sono devoto a Sant'Antonio da Padova, però quando io nacqui e ci fu un dibattito serrato nella mia famiglia, perché io ho un lato contadino verace e un lato metropolitano. Quello contadino spingeva affinché io fossi devoto a Sant'Antonio Abate, eremita, il IV secolo. Invece quello metropolitano voleva che io fossi devoto a Sant'Antonio da Padova, cioè che faceva più miracoli. In realtà Sant'Antonio Abate proteggeva i contadini, gli agricoltori, dal fuoco sacro, che adesso è una forma di varicella, ma all'epoca era una malattia endemica identificata con l'ergotismo. Malattia che si prendeva quando si mangiava la segale infettata con un fungo. Questo fungo produceva delle tossine alcaloidi. Se ne mangiavi una, vedevi Lucy in the Sky with Diamond. Sai come. Certo, facevi le canzoni. Certo. Se ne mangiavi in continuazione, l'infezione era così potente che addirittura gli arti si staccavano. Quindi le persone venivano mutilate, braccia e gambe. C'è un quadro di Bruegel, si chiama Gli Storpi, che probabilmente racconta la storia di malati di ergotismo. Ok, che successe? Successe che quando Sant'Antonio Abate morì, quella stava nel deserto quasi tutta la vita, aveva avuto le visioni, aveva parlato col diavolo, cercava di resistere alla tentazione, i suoi seguaci fondarono un ordine monastico, gli ospedalieri, che si misero a costruire questi monasteri sull'Appennino. E allevavano il maiale. E infatti, se voi guardate le immaginette votive di Sant'Antonio Abate, c'è sempre il maialino sotto. Perché loro prendevano il maiale non si butta mai niente, con l'audio del maiale curavano le ferite di questi poveri ammalati di ergotismo. No? Certo. Quindi era il santo che curava il fuoco sacro. E si cominciò a diffondere la voce. E tante persone dall'Europa settentrionale cominciarono a venire in Italia. Questo lungo cammino, lasciarono la segale e presero il grano, che non era contaminato. E infatti guarivano. Guarivano perché cambiavano l'alimentazione, ma pensavano che fosse Sant'Antonio Abate. No? Poi quando si scoprì appunto la causa della malattia, beh, allora Sant'Antonio Abate diventò meno famoso. Capito? Si declassò un po' come miracoli e Sant'Antonio da Padova cominciò a salire. E quindi adesso, senza nulla togliere a Sant'Antonio Abate, perché era un suo agnostico ma meridionale, i miei pensarono di farmi devoto a Sant'Antonio da Padova, perché facevano molti, molti più, certo, più miracoli, capito? Ma poi ti ho tolto spazio, volevo togliere spazio. Guarda, facciamo così. Visto che sono importante per la vostra storia dell'umanità,
e anche per la vostra storia della natura umana, ti va di fare un riassunto? Un riassunto di quello io. Che abbiamo detto? Sì, tu tanto fai lo scrittore. Faccio io scritto. Continuo a perdere un po' di umidità, tanto arrivo fino al 13% che mi serve. Allora, questo qua che? È un famoso grafico di Vogel. Conosci Vogel? Come no, Vogel. Ricordi Vogel? Vogel è premio Nobel per l'economia nel 93 e ha messo in correlazione la crescita della popolazione qui sull'asse verticale con l'innovazione tecnologica. E come vedete, parte da lontano, 10.000 anni fa, c'erano soltanto 9 milioni di persone, forse 10 milioni di persone su tutta la Terra, quanto la Lombardia oggi. Pensate se erano anche tifosi di calcio, erano tutti milanisti e interisti. Che strazio per me. Come vedete, non accade assolutamente nulla. Guardate, nulla. La popolazione non cresce. Eppure l'innovazione c'è. Insomma, l'irrigazione, la scrittura. C'è stato anche l'apice della civiltà romana, quella greca. Ma la popolazione non cambia. Tutto cambia e comincia a salire nel XX secolo. Vogel, infatti, dice che il XX secolo è stato un secolo meraviglioso. Meraviglioso. Perché abbiamo sconfitto la fame, la carestia e la malattia. Va bene, due guerre, un genocidio terrificante, ma per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo sconfitto fame, carestia e malattia. E il mondo è completamente cambiato. Perché abbiamo mangiato meglio? Cioè siamo passati da Pinocchio a Masterchef. Pinocchio è il grande racconto della fame. Bravo. Sì, quando esce il 1981... Pinocchio racconta di un paese affamato. Qual è la parola più ricorrente in Pinocchio? È fame. Qual è il sogno più anelato da tutti i personaggi? No? Andare a mangiare. Adesso siamo passati al paese di Masterchef, nel senso che il cibo ce l'abbiamo in abbondanza e perciò lo raccontiamo anche. No? E tutta questa rivoluzione, secondo Vogel, accade appunto nel XX secolo, perché scoppia la rivoluzione verde. Quello che però vorrei capire è perché non cresci. Ma perché non cresci in tutti questi secoli, questi millenni? Perché non cresci? Che cosa ti succedeva? Ma che succede? Fammi capire, guarda, perché quante erano le tue rese all'inizio? Senti, come sono cambiate? Cambiamo argomento, mi sono un po' annoiato. Mi sono un po' annoiato. Facciamo un gioco. Facciamo un gioco. Allora, tu prendi delle date simboliche della storia dell'umanità, okay. E io ti dico quanto ammontavano le mie rese, eh? Bravo, le mie rese. Ok, poi dobbiamo prendere delle cose per fare il sì, gioco. Sì, fai. Prendiamo due bicchieri. Vai, fai tutto, passi, sentiti libero, vai. Allora, questo sono i bicchieri, prenditeli, così. Grazie, va. Questo è un ettaro di terreno. Bravo, e quello è una tonnellata. E questo è una tonnellata. Bravo, grazie. Io ti dico date simboliche, tu mi dici un po' come stai messo. Ok. Facciamo così, partiamo dalla fine dell'impero romano. Fine dell'impero romano, insomma. Che succede? Allora le colonie africane erano il granaio dell'impero. A quanto ammontava le rese medie dei cereali? Allora, le tue rese medie. Questa è facile di riscaldamento. Fatti i conti e la comparazione. Un ettaro, una tonnellata. 1-1, quindi proprio facilissimo. 1-1, ok. Faccio un salto, anche perché dopo la storia dell'impero romano, insomma le invasioni barbariche, in Italia c'erano 5 milioni di persone, tutti sulle colline per paura dei barbari. Insomma, andiamo all'800 dopo Cristo, data simbolica perché Carlo Magno unifica l'Italia sotto il regno dei Franchi. Quindi vedete un po' di splendore. 1-1. Ok, faccio un salto. Vai, salta. Passiamo al Medioevo, cioè togliamo il Medioevo. Andiamo al 1500, data simbolica perché Michelangelo scolpisce la Pietà. Meravigliosa scultura, dando origine, inizio al Rinascimento. Quant'è? 1-1. Ok, allora faccio un altro salto, 1609. Galileo a Padova, qua vicino. Dove sta Padova? Di qua, di là. Padova. Comincia ad agosto a guardare il cielo e dice in effetti qualcosa si muove. Bravo. Okay. D'accordo. Okay. Quindi metodo scientifico pian piano comincia a svilupparsi. 1-1. Sempre 1-1. Okay.
1751, data simbolica perché Diderot e D'Alembert pubblicano il primo volume dell'enciclopedia, quindi l'illuminismo contenuto in un volume, eccetera, eccetera. 1-1. 1860, seconda fase di rivoluzione industriale. Lo dico. 1-1. 1900, Sigmund Freud pubblica l'interpretazione dei sogni, dove tra le altre cose ci dice che non siamo padroni neanche in casa nostra, perché lì ho un problema serio quello lì. Comunque, 1-1, come sei? In realtà, cioè, è vero, perché nonostante le innovazioni che sono state, le tese non crescevano, no? Sì. Dal primo 1900 in poi hanno cominciato a salire. Tutto sale. Che se facciamo proprio una specie di riassunto veloce di innovazione, c'è stato che tipo 6.000 anni fa qualcuno ha inventato l'arato e questo insomma è andato bene. Poi c'è stato un collare per cavalli inventato in Cina. Questo collare per cavalli era innovativo, era un'innovazione perché non premeva sulla trachea e quindi insomma l'animale poteva spingere meglio il carro. Ecco. Poi nel 1701, se non mi sbaglio, un coltivatore, Geto Trail, che il, poi... ha inventato la seminatrice a canne d'organo e quella seminatrice ha permesso una raccolta 8 volte superiore alla normale del sistema. Sai che è successo? Fu insultato da tutti quando costruì. L'innovazione a volte non è ben vista. Poi, un secolo dopo... 1815, che è successo? 1815 è stata la grande eruzione del vulcano. Tambora in Indonesia. Grande eruzione, anno senza estate. Siamo grande freddo intenso anche ad agosto e tu fosti venduto a prezzi mai più superati. Sembrava quasi che il reverendo Malthus avesse ragione. Reverendo Malthus, appunto. Malthus chi è? Un economista che nel 1798 aveva previsto che la popolazione pian piano sarebbe calata. Lui ragionò in questo modo, disse: ma in fondo la popolazione raddoppia ogni 25 anni, ma seguendo una progressione geometrica, quindi 2, 4, 8, 16, 32, eccetera, mentre invece le risorse alimentari seguivano un andamento matematico, cioè 1, 2, 3, 4, quindi non c'era bilanciamento e quindi alla fine praticamente lei si basò su di lei questo calcolo. Alla fine le rese non potevano superare quelle della popolazione, perciò pochi anni tutti siamo morti di inedia. Pensa un po'. Ma poi all'improvviso arriva la soluzione, prima il trattore che appunto rompe la profezia malthusiana, no? Fa un incremento delle rese del 25% e però nessuno ti alimentava, c'era soltanto il letame e il guano, questo era un problema, il guano, gli uccelli avevano nidificato in alcune colonie, alcune isole sudamericane e sudafricane, quindi erano ricche di guano e il guano conteneva elementi nutritivi e tutti andavano a scavare questo guano, ci fu proprio un commercio di guano, no? Finché poi finalmente, no? Nel 1909, il 2 luglio, Haber e Bosch sintetizzarono l'azoto. L'azoto fu la grande rivoluzione, anche se non fu accettata perché dicevano i contadini, ma una polvere bianca non può sostituire il letame. Però poi successe che all'improvviso, praticamente, parte la rivoluzione verde. E quindi chimica, miglioramento genetico, meccanizzazione, e tu cambi completamente. Tu, per esempio, tu sei figlio di Strampelli, no? Grande agronomo italiano. Che lui fece una cosa molto interessante, perché in realtà tu non ti autofecondi, fai da te, diciamo la verità, ti scocciano i corti, tu sei legale che me ne faccio di uno, basto io, no? Esatto. Basto io. Però il 2-3% dei casi, e infatti Strampelli ti ha incrociato con varietà giapponesi più basse e ha ottenuto praticamente una varietà più produttiva, più bassa, che sfuggiva da alcune malattie.
Ora, quindi, insomma, ti ha completamente cambiato, no? Ti pare? Sì, sì. E il mondo è completamente... Un sacco di potenzialità, sì. Esatto, il mondo è completamente partito. Questa è come è partito il mondo. Mogi, come è partito il mondo? Uso questi cartoni qua, perché è interessante capire come è cambiato il mondo con la rivoluzione verde. Esatto. Cioè, e tu sei il protagonista. E io sono il... certo, chi se no? Allora, se noi prendiamo questi scatoloni e facciamo che sono 1 miliardo di persone, si può fare sto gioco, come lo faceva Hans Rosling. Una scatola è 1 miliardo. Quanti io sono nato? C'erano 3 miliardi. Ah. Io c'erano 66. 3 miliardi di persone. Vabbè. Quindi, 1 miliardo e 2 miliardi stavano qua. Guarda, era proprio facile. 1 miliardo erano benestanti, 2 miliardi erano poveri. Dunque, i benestanti, secondo i demografi, ondeggi? Secondo i demografi, sono quelli che hanno pochi figli, 2.5 o di meno, e guadagnano abbastanza da potersi permettere la macchina. Infatti, nel 1960 mio padre si comprò l'8,50. I poveri, invece, avevano famiglie molto numerose, e guadagnavano meno di $1 al giorno. Questi a stento si potevano permettere le scarpe, ma proprio a stento. Guarda. Poi, 1974, io faccio la mia prima vacanza a Rimini. No. A Rimini, sì. Mi ricordo di questa vacanza che mia madre mi mandò a comprare un gelato al Lido. Io andai a comprare, avevo 6 anni, 7 anni, andai a comprare il gelato, mi girai e non trovavo più il mio ombrellone. No, era come? Tutto pieno di gente, tutto. Incredibile. Sai chi mi salvò? No. Mi salvò chi? Un bagnino. E quando mi riportò mia mamma corse verso il bagnino e tutte le amiche corsero verso il bagnino. Il più famoso playboy di cosa? Sì, incredibile. Ah, sì. Quindi non pensate a me, pensate al playboy. 1974, che ricordi, un altro miliardo di persone. 1987, io faccio la mia seconda vacanza in Inghilterra e c'è un altro miliardo di persone. 1999, non ho fatto proprio niente, e c'è un altro miliardo di persone, e nel 2010 ho scritto un articolo sul Messaggero di Roma per dare il benvenuto alla bambina del Bangladesh, che porta la cifra a 7 miliardi. Ok, come siamo combinati sulla scala del mondo? Noi siamo spostati, guarda, siamo spostati. No. Siamo più qua, sì. Il nostro parametro di consumo non è più la macchina, ma è l'aereo. Ah. Quando io sono nato, 300 milioni di persone al mondo prendevano l'aereo in un anno, adesso 3 miliardi di persone al mondo prendono l'aereo in un anno. Quindi stiamo più avanti. Poi sono grandi numeri questi qua. Se noi apriamo questo scatolo, troviamo zone di sottoproduzione, sottoalimentazione, però sono grandi numeri. Questi qua stanno un po' più avanti, dove noi stavamo negli anni 60. Ah. E c'hanno la macchina. 3 miliardi di persone sono uscite dalla fame grazie a te anche. E stanno qua. Sempre grazie a si me. Si stanno avvicinando, stanno qua e possono permettersi, che ne so, la bicicletta, anzi la motocicletta o il cellulare. 1 miliardo sta qui e si permette la bicicletta e lì ci sono ancora 1.800.000.000 di poveri. Ok. La cosa particolare è che il mondo sta camminando. Scarpe, bicicletta, moto, cellulare, auto e aereo. E la cosa particolare è che ci sono dei parametri che fanno pensare che il mondo possa andare bene. Pensa alla mortalità infantile. Qua si scomparsa, qua è scomparsa, qua è molto alta. Pensate alla mortalità di parto delle donne. Qua è proprio scomparsa, qua è ancora molto alta. Pensate al numero di figli per donna. Ti faccio una domanda, Grano. Secondo te, in India o in Bangladesh, le donne quanti figli fanno? Buttate dei numeri, vai. Che ne so? Uno. Uno, vai. 5, 6. 7, 10. Dite voi. Hans Rosling fece questo esperimento con una platea di studenti e dette dei numeri, 4, 5, 6, 7,
e poi li fece fare gli scimpanzé, perché gli scimpanzé rispondono a caso, e vinsero gli scimpanzé. Beh, certo, cioè gli scimpanzé indovinarono il ruotaro giusto. Questa parte di mondo qua è incredibile. Eccola qua. Fa 2,5 figli. Sapete perché? Perché qui è arrivata la lavatrice. È arrivata la lavatrice. Qui no, e quindi fanno ancora tanti figli. Ma qua è arrivata la lavatrice. Questo è un dato simbolico interessante, perché dalla lavatrice non escono soltanto i panni puliti. Questo è proprio un bias, una fallacia. Se guardi bene dalla lavatrice, togli i panni e ti trovi i libri. Perché c'è il tempo libero per le donne, e quindi le donne hanno cominciato a leggere. Io mi ricordo che quando arrivavo alla lavatrice a casa mia, mia nonna, che per 3 giorni a settimana lavava al fiume i panni a mio nonno, e quando tornava a casa mio nonno, non si poteva sedere a tavola. Ah. Prima i maschi della famiglia e poi le donne, ma non è un'usanza della mia famiglia, proprio era una tradizione meridionale. Maschilista, io posso, tu magari no. Certo. E allora, quando arrivò la lavatrice a casa, mia nonna si sedette e volle vedere appunto se veramente faceva il bucato, e il bucato lo faceva. E quando finì il bucato, mia mamma disse: e mo che mamma fa? Bucato l'ho fatto, leggiamoci un libro. Ma così? E io divento scrittore per la lavatrice. Ma dai! Certo, non perché leggo Proust o leggo Dante, no. La lavatrice. Il problema è, tu questo lo sai, che qui le persone fanno ancora 6 figli, molto poveri. Prima di questi 6 figli, 4 morivano. Adesso, per fortuna, però perché il mondo ha dei parametri di miglioramento, 2 muoiono e 4 vivono, ma la popolazione si sta raddoppiando. Quindi da qua al 2050 è un dato irreversibile. Guarda, non ci sta niente a fare, è matematica. Arrivano 2 miliardi di persone, eccoli qua, io le prendo e le metto qua. Arrivano, non c'è niente da fare. E dove le mettiamo? Mettile lì, dove ti pare. Guarda, la cosa particolare è che la formula del mondo adesso è 1, 1, 1, 4. Cioè 1 miliardo in America, 1 miliardo in Europa, 1 miliardo in Africa, 4 in Asia. Questa è la formula del mondo oggi. Nel 2050, quando arrivano i 2 miliardi di persone, la formula del mondo sarà 1, 1 miliardo in America, crescita 0, 1, 1 miliardo in Europa, crescita 0, 2 miliardi in Africa, 5 in Asia. Non c'è niente da fare, è un fenomeno irreversibile. Questo è, guarda che succederà, guarda quanti mercati si apriranno. Vediamo, vediamo. È tutto diverso, tutto diverso. Capisci bene che il nostro primo obiettivo è far uscire le persone dalla povertà. Certo. Quindi più grano per tutti, perché se le persone escono dalla povertà, se diventano più benestanti, abbasseranno il tasso, l'indice di fertilità, quindi faranno meno figli, e noi potremo fare un mondo più unito, più inclusivo e anche più giusto, più equo. Come si dice oggi, più sostenibile. Per far questo abbiamo bisogno di cambiare alcuni strumenti che ci hanno portato fin qui, sono troppo spuntati. Quindi tu, grano, ti devi un po' adattare. Abbiamo bisogno di innovazione e di farla anche velocemente, perché l'innovazione arriva sempre. Bisogna che noi riusciamo a farla percepire al pubblico. Certo. Senza questo cambiamento culturale, difficilmente riusciremo a salvare il mondo. Quindi, secondo me, grano, tu sei stato importantissimo, hai fatto fare tutto questo grande salto, adesso devi cambiare un po', noi dobbiamo aiutarti a cambiare, e soprattutto c'è anche da dire che stai anche perdendo un po'. Stai perdendo un po' il potere. No, quale potere? No. Io non perdo, no. Allora. Chiariamo una cosa per tutte, allora. Ci sarà sempre bisogno di me, ok? Mi dispiace per il riso, per il mais, per carità, ottimi colleghi, ma io faccio parte della storia dell'umanità. Io ci sono sempre nei vostri momenti difficili, io sono parte della vostra natura umana. Sai, tu fai lo scrittore, no? Fammi chiudere con una bella storia che ho sentito, me l'ha portata il vento.
tutti i giorni nei campi a ondeggiare, tutti i giorni dall'inverno all'estate. C'era un signore che si chiamava Augusto. Era un uomo del sud, ma viveva al nord e aveva il padre molto malato. Un giorno Augusto prende la macchina per tornare nella sua città, ma prima della sua uscita in autostrada trova la nebbia. Quando mai c'è la nebbia al sud? Non se n'è nemmeno accorto ed è finito in un tamponamento a catena, bloccato nelle lamiere, un inferno, gente che strilla, urla, piange, muore. E lui bloccato nelle lamiere pensa: sono venuto a trovare mio padre che sta morendo e quasi muoio io. Lo liberano dopo ore. Lo portano in ospedale, era sanguinante, tumefatto, stordito. E all'alba gli dicono: va bene, adesso puoi andare. Appena esce dall'ospedale sente una voglia fortissima di pane. Voleva il pane. E allora si rivede bambino, quando insieme a suo padre andava in un forno lì vicino all'ospedale. Ma erano passati 40 anni, lui era solo un bambino. Si ricordava solo di un portone con una luce fioca e di una signora, col grembiule bianco, le braccia forti, a qualunque ora della notte ti vendeva il pane. Ma ripeto, erano passati 40 anni. Chissà se c'era più. Comunque, Augusto, tutto dolorante, fasciato, si dirige verso il portone. Vede che c'è la luce fioca, entra e vede che in fondo c'è il forno. Eppure la signora che vende il chilo di pane. Compra il pane, torna a casa dal padre che non sapeva niente dell'incidente. Aveva passato una notte brutta, piena di dolore e di angoscia. Augusto si avvicina al letto del padre col pane. E il padre dice: hai comprato il pane. Allora Augusto lo spezza, gli dà una crosta, e il padre appena lo mangia è come rinato, gli racconta un sacco di cose della sua infanzia, di com'è bello il mondo, di come era bello il suo mondo, di come in fondo la sua vita è stata una bella vita. E mentre lo mangia si accorge che sul pane c'è una croce e dice ad Augusto: c'è un motivo religioso e uno scientifico per questa croce. E Augusto risponde: per oggi vanno bene tutti e due. Vedi, questa storia me l'ha raccontata il vento, ma sapessi quante ne so, quante ne ho sentite. Voi siete nati con me e morirete con me, ma prima di quel giorno non dobbiamo dimenticarci del patto che abbiamo fatto. Tutti gli uomini devono guardare il cielo tutti insieme. Prendetemi, usatemi, fatelo bene. Ci potete riuscire. Quando l'agronomo Norman Borlaug nel 1970 vinse il Nobel per la pace per aver dato il primo via alla rivoluzione verde e per aver tolto milioni di persone dalla fame in Asia, scrissero questa motivazione: all'uomo che portò pane in un mondo affamato, nella convinzione che chi porta pane porti anche pace. Pace e pane per tutti. Ringraziamo Jacopo Zera, prodotto tipico mantovano. Grazie, grazie Jacopo, grazie, grazie tanto, grazie. Grazie. Grazie, prendi tutto l'applauso. Grazie. Grazie. Grazie Jacopo. Abbiamo 2 minuti, 5 minuti. Io faccio salire sul palco Giorgio Donegani, per chi voglio fargli 3 domande. Giorgio Donegani è un tecnologo ambientale. Vieni, vieni Giorgio. Mettiamoci qua, tutta la cosa. Siedi Giorgio, dai. Il microfono ce l'hai? Sì, che dici, grazie, della storia del grano? Che dici?
Beh, ci sarebbero da dire un sacco di cose. Primo che mi ha emozionato, ma poi mi ha fatto pensare tanto, no? In tanti momenti, cioè è bella l'idea che a un certo punto l'uomo ha smesso di guardare in terra per cercare i semi così, e quindi quando ha soddisfatto il suo bisogno di mangiare ha incominciato a volare alto, a guardare al cielo, no? L'idea del grano come telescopio, ecco, questa cosa qui mi fa pensare veramente a una dimensione del cibo che non dobbiamo mai perdere, cioè è quello che nutre il corpo ma che nutre anche la testa, tutta la nostra storia. Per come, poi un'altra cosa, cioè chi era lui, l'attore, d'accordo, ma un vero esperto. Cioè, finalmente io ho avuto l'occasione questa sera di parlare, di sentire, di ascoltare delle cose raccontate da uno che è esperto, nel senso che ha esperienza, ha fatto esperienza, le ha vissute in prima persona queste cose. E questa te la dico perché io mi occupo tanto, no, di divulgazione sui temi del cibo che... E questo fatto di guardare in alto, guardare il cielo, mi sembra che abbia portato oggi un pochettino anche a un atteggiamento, come dire, un po' strano, no? Noi guardiamo il cielo ma abbiamo i piedi per terra, invece sempre di più sembra che lo stiamo guardando con la testa tra le nuvole. Cioè il grano adesso probabilmente ha fatto bene a scappare, perché in effetti se io provo a navigare come faccio, ormai si naviga ma non più stando fermi sulle poltrone come questa, no? Si naviga su internet, no? E digito grano, digito farina bianca per esempio, no? Cioè, ma altro che le storie che mi ha raccontato lui, altro che la voglia del pane, tu prova a scrivere pane bianco, no? Cosa succede? Ma succede che ti viene fuori la faccia di un signore che ti ammonisce, nonostante tutto quello che ci ha raccontato lui, ti dice, non hai capito niente, il pane bianco è un veleno, la farina bianca è il peggior veleno che abbia inventato l'uomo da quando c'è, la miseria. E allora che cosa mangiamo? Qualcos'altro, magari basta che non sia il latte, basta che non sia lo zucchero. Mi raccomando, niente carne, perché questa, se il pane è un veleno, figuriamoci la carne. La pasta te la scordi. Una pizza? No, la pizza assolutamente, se vuoi morire, sì, così. E uno dice, ma che cavolo stiamo facendo? Cioè, chi sei tu? Ti viene da chiedere. Sono un esperto. Perché? Domanda. C'è bisogno di chiederlo? Vai a vedere... Tu, per curiosità, no? Non ho guardato, sai qual è la misura, no, dell'esperienza e dell'attendibilità di oggi? I follower. I follower, certo. Tu quanti ne hai? No, nessuno, perché non sono su Twitter né su Facebook. Io mi vergogno perché mia figlia che insiste, papà devi andare così, cioè praticamente i miei follower sono mia mamma, per pietà, altri 200 o 300 che in Italia, non so per quale motivo, per giri d'amici, i famosi 6 gradi di separazione, dice, ma questo seguilo, poveraccio, che è così. Ecco, questi, no? E quello ti dice, io sono esperto, guarda qui, c'ho la bellezza di 400.000 follower che dicono che quello che dico io è vero. E questa è la cosa drammatica. Non è vero quello che è consolidato dall'esperienza, dall'evidenza, no? È vero, quello che si dice, c'era purtroppo una cosa brutta, c'era un gerarca nazista, no? E non è un bel esempio, però in effetti ci sta, che diceva, tu di una cosa, una sciocchezza, una volta, è una sciocchezza. La ripeti 10 volte, così. La ripeti 1 milione di volte e diventa una verità. Sì, vero. È una cosa incredibile, cioè pensate nel cibo questo, succede, a me dispiace che quel signore alla fine, no, che probabilmente ha mangiato il pane con soddisfazione, si è ritrovato nel pane, però sarà morto. Bastava metterci un po' di curcuma, bastava metterci sopra un pochino di zenzero almeno, qualche seme di chia, adesso nel pane si usa tantissimo, no? Questa cosa dei semi di chia così, caspita, probabilmente sarebbe stato
un nuovo miracolo. Cioè, è questa la cosa che è incredibile. Fammi capire una cosa, però. Perché, secondo te, davvero abbiamo fatto un passaggio in questi anni? Perché davvero i miei nonni erano affamati, no? Sì. Insomma, quindi il cibo, quando c'era, veniva mangiato con grande allegria e gioia. Perché oggi che il cibo è così presente, più controllato, perché è chiaro che il cibo di oggi è meglio di quello di una volta, ma non c'è nessun dubbio, appunto Sant'Antonio Abate, eccetera, insegna. Ma come mai oggi, che siamo nel paese di Masterchef, vengono fuori delle fissime alimentari così potenti? Come mai? Allora, guarda, ci hai fatto caso, hai citato Masterchef, sì. No? Ci hai fatto caso quello che succede nei ristoranti? Due cose. La gente si siede, comincia a mangiare, ma soprattutto tira fuori il telefonino e incomincia a fotografare quello che c'è nel piatto. Io, è ovvio che invidio anche mia figlia per la disinvoltura con cui si muove in questo mondo, ma quando mi dice, papà spostati perché nel tuo è più bello, tac, dico, e poi la posta, no? E quelli che dicono, che cos'è? E lei scrive sotto, un piatto di pasta alle vongole. A me viene in mente Magritte, avete presente quel quadro con sopra una pipa, sì, no? Composto, sì. E sotto c'era scritto, questa non è una pipa. Io gli dico, no, guarda che non è questa, non è un piatto di pasta alle vongole. Cos'è? È la fotografia di un piatto che... Perché ha questo odore, ha un odore, ai tuoi amici arriva l'odore, arriva il sapore, arriva la consistenza, arriva anche il bello di mangiarlo in compagnia. No, assolutamente. Ma questo, traslato al di fuori del ristorante, no? È un qualcosa che praticamente coinvolge tutto il nostro rapporto col cibo. Mai come oggi è stata forte la distanza tra il momento del consumo del cibo e il momento della sua produzione. Io vorrei sapere quanti ragazzi così di fronte a una spiga di grano l'hanno vista davvero. E poverini, io spesso coi bambini li porto nelle classi con le elementari, andiamo nel supermercato, poi si ritorna in classe e si dice dai, allora avete visto quanti alimenti così, prendiamo questa, no? L'avete vista? E gli faccio vedere una gallina. Una gallina, l'immagine di una gallina con le piume, faccio... E no, quella non c'era. Come no? Sì, c'era. No, fai vedere l'immagine del pollo, no? Confezionato nella plastica. E questi dicono, ma no, è quella. Beh, in effetti non la possono riconoscere se non hanno avuto l'esperienza diretta di vederla. Poi addirittura mi dicono, no, i più furbi, perché ci sono sempre nella classe, dicono, domanda trabocchetto, le fanno ancora i maestri. Guarda, la gallina, anche ad arti retta, c'ha due zampe, guarda qua, 4, 1, 2, 3, 4, perché adesso spesso hanno 4 cosce dentro nella cosa. E gli dico, caspita, c'hai ragione, come faccio? E poi ragioni, cioè, e dici, ma questi poveretti, che poi sono i poveretti che adesso hanno anche 30 anni, non hanno avuto l'esperienza che potevo avere io quando in cucina mio nonno, mi voleva un bene dell'anima, mi chiamava, dai vieni qua, tac, aiutami, e via, a fare gnocchi sulla forchetta. E lì imparavo un sacco, primo perché si parlava, si stava insieme e si ascoltava quello che gli anziani avevano da dirmi, io ho imparato più da mio nonno che all'università. Ma poi imparavo, dice, no, sta attento, vedi che adesso si appiccicano, ci vuole ancora un po' di farina, vedi che adesso è un po' così, troppo dura, aspetta, mettiamo così. Oppure quando mi mettevano in mano i piselli, i fagioli, no, da sbacellare. Ed era... Quindi tu dici l'immaterialità del cibo. Assolutamente. Ha anche impedito alle persone di fare i conti con la fabbrica, perché se noi sapessimo come nasce il cibo, il lavoro che c'è dietro, i controlli eccetera, probabilmente siamo meno spaventati. Ma assolutamente, cioè tu hai un oggetto che esiste soltanto nel momento in cui ce l'hai davanti, che sia una merendina di un bambino, che astrazione è per lui immaginare che abbia a che vedere con delle cose del genere. Forse delle sedie di paglia gliela posso ricordare, ma non di sicuro una cosa che si mangia, no? Questa distanza completa è un vuoto di consapevolezza, che è un vuoto di significato. Il problema qual è?
è che questo vuoto, che una volta era riempito dall'esperienza quotidiana, oggi può essere riempito da chiunque, dal primo promotore di significato, dal primo esperto che, pur senza aver fatto alcuna esperienza, ti viene a raccontare delle cose. Dice: guarda, in questo, tra l'acqua che bevi e la sorgente, ci stanno dentro tante di quei passaggi, tante di quelle cose, i veleni. Cioè, ma ti sembra possibile che, voglio dire, in un paese come il nostro, dove mangiamo più o meno 28 kg a testa di pasta in un anno, più o meno 28-30 di pane, 7-8 di pasta, 7-8 scusami di pizza, poi mangiamo un sacco di cracker, così, biscotti, insomma, mangiamo in tutte le salse, viene da dire, il peggior veleno che è stato inventato, siamo il secondo paese più longevo al mondo, quelli che vivono di più. No, c'è qualcosa che si chiamerebbe buonsenso a volerlo così, ma oggi il buonsenso è messo da parte. Perché? Perché la comunicazione è cambiata, non è più verticale come lo è sempre stata. No, non c'è più l'esperto che davvero sa le cose perché le ha vissute e parla con altri che magari sono esperti di altro, però in quel campo niente. No, oggi la comunicazione è orizzontale. Io mi sveglio la mattina e può essere una cosa anche positiva se non usata in questo modo. La comunicazione oggi mi permette di scrivere quello che mi passa per la testa e di postarlo, no? Come si dice, e farlo diventare virale, senza nessun passaggio, soprattutto di esperienza, che è quella che dice: dimostramelo. Il metodo scientifico oggi, il sapere non passa più attraverso l'esperienza, passa attraverso la fantasia. Senti, un'ultima cosa, poi chiudiamo, ma sai che una volta però Sigrano ho sentito una pseudoesperta che diceva che il raddoppiamento del genoma del grano è avvenuto 50 anni fa ed è avvenuto nei laboratori. Questa cosa messa su YouTube aveva generato una sequela di commenti allarmisti, naturalmente, perché già il genoma che raddoppia è difficile da spiegare con le lettere, sì, pensa sì, un po' sì, se sì. Tu lo spari su in rete così. Io mi chiedo sempre come fare, perché da una parte è chiaro, uno che un po' ha studiato e insomma dice: vabbè, ma perché devo dare retta a sta roba? D'altra parte penso però che le persone hanno dietro questo atteggiamento, diciamo, credulone, anche dei sentimenti. Cioè, in fondo io voglio un mondo migliore, scusate, non mi voglio mangiare schifezze, se mi dite che il genoma raddoppia io mi spavento. Sì. E tu sai che lo spavento è anche un bias, cioè noi riteniamo vere le cose che più facilmente ricordiamo, ma se le cose che ricordiamo sono quelle che ci spaventano, non andiamo più a vedere statistiche. Cioè, io non vado più a controllare se davvero il genoma del grano si è raddoppiato 50 anni fa, oppure appunto... Ma guarda, c'è uno scultore che io amo molto, si chiama Constantin Brancusi, ha detto una frase: lui fa queste sculture che sono semplici da vedere, no? Addirittura più semplici di quelle famose teste di Modigliani, così, però trasmettono delle emozioni fortissime, no? E lui diceva: la semplicità è una complessità risolta, no? Non evitata. Oggi invece la complessità si evita, perché? Proprio perché spaventa. C'è bisogno di un pensiero semplice, che è quello che si chiama il pensiero magico, no? Per cui è comodo pensare che se io non sto tanto bene così, non è responsabilità mia prima di tutto che magari prendo l'ascensore anche se sto al pian terreno, piuttosto che mi no, è il fatto che ci sono il genoma del grano. Assolutamente, quello è il veleno, è il veleno. E tu pensa, cioè, panacee e veleni. Veleno è lo zucchero, veleno è il sale, veleno è la carne, veleno è il lievito, a proposito di pane, ma è una cosa pazzesca. Andate a farvi una cosa di intolleranze e tutti voi risulterete intolleranti al lievito. Perché? Perché nella testa c'è questa idea che siccome fa gonfiare il pane, ci fa gonfiare anche noi.
insomma, tra noi e il pane, va nonostante bene. Abbia visto che come Genova, caspita, qui va c'è... Bene. Ma e questi sono i veleni, le panacee. Questa signora che mi telefona, rispondo alle mie elettrici di star bene, al lunedì. Professore, io tutte le mattine mi sveglio e bevo un bicchiere d'acqua. Dico, beh, bene, perché si disidrata. Però mi aspettavo già il prosieguo, no? Con dentro il limone, che non serve assolutamente a niente, ma è una delle cose, no? E invece questa è andata oltre. Mi fa, e ci metto dentro due bei cucchiai di curcuma. Caspita, le ho detto, ma da quanto lo fa, signora? Com'è il colore della sua pelle? Perché se Hulk era verde, lei adesso sta diventandomi... Già la smetta, non funzionano così le cose. Signora, lei quanti passi fa in una settimana? Bah, come faccio? Dico, adesso è facile, c'è una delle applicazioni utili, è quella a contapassi, no? Che la mia poi anche bastarda, perché mi bastona se non li faccio quelli giusti, mi dice, guarda che stai andando adagio, che... Signora, la curcuma non serve proprio a niente se lei non cura da solo tutto l'insieme della sua vita. È felice, signora? No, come faccio? C'ho questo problema. Allora provi a risolvere un pochino quei problemi lì. Non si affidi a questo pensiero magico. È il vuoto della critica che oggi è il nostro grande veramente male. Va bene. Io ringrazio molto Giorgio. Grazie, Giorgio. Grazie a voi. Ringrazio voi, molto gentili, grazie. Al prossimo anno, grazie a tutti. Grazie.